Nuovo test, siamo a bordo della Tesla Model Y, l'auto elettrica più venduta al mondo. Siamo sulla Long Range Dual Motor, batteria maggiorata e trazione integrale, rinnovata dal 2022. È dotata di due motori e trazione integrale. Ma adesso andiamo prima a scoprire le sue caratteristiche e poi partiamo per effettuare un bel giro di prova sul nostro percorso, dove abbiamo ben due supercharger Tesla, uno a Porte di Roma e l'altro a Carzoli, dove effettueremo delle ricariche veloci. Gli interni della Model Y sono caratterizzati da un design elegante e minimalista. L'abitacolo è veramente molto spazioso, sia per i passeggeri anteriori che posteriori. 5 posti con sedili di colore bianco ghiaccio, riscaldati e regolabili elettricamente. I sedili sono in pelle bianca vegana, realizzata con materiali sintetici di alta qualità che sembra pelle naturale, morbida al tatto e sembra anche resistente. C'è il tetto in vetro panoramico che permette la visione verso l'alto e garantisce una forte luminosità all'abitacolo. È realizzato con vetro insonorizzato che attenua il rumore e assicura una guida silenziosa, proteggendo gli occupanti dal sole diretto, calore e raggi UV. Al centro della console c'è lo schermo da 15 pollici orizzontale attraverso il quale si possono controllare tutte le funzioni della Model Y, dalla navigazione, la configurazione dei sedili, lo stile di guida, la radio e moltissimo altro. Per il tempo libero, in viaggio durante le soste di ricarica, non manca l'intrattenimento, dalla navigazione su internet per aggiungere siti, guardare video con YouTube o un film con Netflix integrato con le app. Quasi azzerati i comandi fisici, restano solo due joystick sul volante, i pulsanti dei finestrini e quello per l'apertura elettrica delle porte, oltre ad una leva meccanica di sicurezza. Molto potente l'impianto Wi-Fi che suona benissimo, limpido e con bassi intensi grazie a 13 altoparlanti distribuiti in tutto l'abitacolo, oltre ad un bel SUV. Un vano portaggetti molto capiente sulla console centrale, oltre al classico cassettino davanti al passeggero. La leva a sinistra sul volante serve ad attivare gli indicatori di direzione e la telecamera dell'angolo cieco, visibile dallo schermo centrale. Con la leva destra si comanda la marcia, passando da parking, retro, neutral e drive. È possibile selezionare la modalità di accelerazione da soft a standard. In autostrada si può attivare anche il Traffic Hour Cruise Control o l'autopilot avanzato, in grado di effettuare il cambio di corsia automatico. Ha un bagagliaio di 854 litri che arriva fino a 2158 litri abbattendo i sedili posteriori. Può montare un gancio di traino e trainare fino a 1600 kg con un carrello frenato. È lunga 4,78 m, larga 1,92 m, alta 1,62 m con un passo di 2,89 m ed un peso a vuoto di 2540 kg. Monta pneumatici Michelin Pilot Sport EV su cerchi in lega Tesla con design caratteristico. Ha le maniglie a scomparsa ed è dotata di 6 telecamere per una visione a 360 gradi. Ha la modalità di sorveglianza a sentinella e registra tutto ciò che accade intorno e dentro. È dotata della trazione integrale, ha due motori per una potenza complessiva di 378 cavalli, potenze e coppie da vera supersportiva. Accelera da 0 a 100 in 5 secondi e raggiunge la velocità massima di 217 km/h effettivi, indicati 221. La batteria è da 78 kWh, di cui utilizzabile 75, per un'autonomia che passa da 350 ad oltre 600 km a seconda dello stile di guida, del percorso e delle temperature. È possibile ricaricare la Model Y a casa, presso le colonnine pubbliche o nel Tesla Supercharger. Ce ne sono 12.000 in Europa e molti in Italia, dove si ricarica ad una velocità fino a 250 kW nel range tra 20 e 80%, quando la velocità di ricarica è più alta. Al supercharger con la presa CCS caricando in corrente continua arriva fino a 250 kW di picco, ma con una media effettiva di circa 120 kW. Basta raggiungere la stazione di ricarica Tesla, collegare l'auto con il cavo e parte in automatico la ricarica. Il sistema riconosce l'auto e addebita poi il costo della ricarica sulla carta di credito del proprietario. Molto notevole, piacevole da guidare, uno sterzo molto diretto, precisa nell'inserimento, sembra che sta sui binari nella percorrenza di curva e soprattutto grande potenza in accelerazione, ma anche
grande potenza nella fase di frenata grazie ad un impianto frenante ben dimensionato. La cosa impressionante è la facilità con cui effettuare un sorpasso. In poco spazio si riesce a superare la vettura e quindi a rientrare in tutta sicurezza, mentre con una vettura più lenta ti trovi sulla corsia opposta per più tempo e quindi sei, adesso vediamo, qui c'è un trattino breve con tratteggiato, basta che si schiaccia e... ovviamente si viaggia in totale silenzio e quello che si avverte alla guida è essenzialmente il rumore di rotolamento dei pneumatici. Abbiamo percorso dalla partenza 63 km consumando 14 kWh. È un consumo molto ridotto, a testimonianza che l'efficienza di questa Model Y è veramente elevata. Considerate che sullo stesso percorso che effettuo con la Renault Zoe, con la vecchia Renault Zoe, con la batteria da 43 kWh, consumo gli stessi kilowattora, circa 14, ma ad un'andatura decisamente più tranquilla e risparmiosa. Siamo venuti su invece ad una velocità maggiore, abbiamo affrontato la salita con una guida un po' sportiveggiante e i consumi non sono affatto elevati, quindi complimenti a Tesla perché è riuscita a rendere efficiente questo sistema elettrico montato sulla Model Y. Frenata, vai con la frenata rigenerativa, riesce quasi a fermarla, quindi non utilizzi nemmeno il freno. Mobilità green in fuoristrada, questa Tesla continua a stupirmi, adesso anche con la possibilità di effettuare dei percorsi soft in fuoristrada che ti permettono poi di raggiungere dei luoghi spettacolari e incontaminati come questo qui del lago del Turano. Siamo arrivati alla fine di questo video con un test che ci ha visto impegnati su un percorso misto autostrada, strada provinciale e strada di montagna con salite e discese, dove abbiamo avuto modo di provarla nelle diverse situazioni. Non sono riuscito ad andare in modalità normal, ma questa Y mi ha portato a guidarla, diciamo, in modo brillante, sportiveggiante. Accelerazioni mozzafiato, ricordiamo lo 0-100 in 5 secondi, e sorpassi con grandissima facilità anche in poco spazio, ottimo handling e grande precisione tra le curve. Molto potente nella frenata, dove si fa grande uso ed è di molto aiuto la frenata rigenerativa. Questa Tesla Model Y mi è veramente piaciuta, massimo comfort a bordo, velocità di ricarica, costi di ricarica ridotti, praticamente dimezzati nei supercharger Tesla. È una vettura molto pratica per l'uso quotidiano, spaziosa per la famiglia e anche molto bella da vedere con una vena sportiva. Il prezzo di questa Model Y Dual Motor Long Range che stiamo provando è di 53.000 euro. Siamo arrivati alla conclusione, se questo video ti è piaciuto condividilo a chi può essere interessato alla Tesla Model Y, metti un like e condividi. Ciao!